Stefano Aragno, grande bandiera del calcio italiano, ricordiamo, nazionale, Genoa, Milan, soprattutto nel tuo cuore. E questa sera sei a un evento dove si parla soprattutto di bambini. So che tu sei un appassionato anche di settori giovanili. Beh, è stato poi il mio proseguo da giocatore, poi è normale che quando te stai tanto sul campo e vivi la tua vita sul campo puoi veramente trasmettere un qualcosa ai bambini, soprattutto quando intraprendi una nuova carriera che è quella dell'allenatore. Addirittura quella è più parlare allenatore e dire allenatore è già un po' troppo. Secondo me è l'istruttore che, a secondo quello che ha fatto, quello che ha vissuto sul campo, può trasmettere veramente tante cose, ma a 360 gradi. Cosa ti auguri per questo 2016? Ma certamente trovare uno spazio importante dove comunque ci sia un progetto dietro, no? Il fatto di poter comunque lavorare sempre sul campo, perché non smetterei mai di l'allenamento, cioè starei ore e ore ad insegnare soprattutto ai giovani, ma non solo, anche perché quello che mi spaventa un po' dei grandi è quello che ormai non ti danno più il tempo neanche di lavorare, no? Mentre invece con i giovani puoi fare un percorso dove veramente puoi dare tanto. Potresti dare tanto anche ai grandi, ma non ti danno il tempo, perciò sei. Se dovessi fare una scelta definitiva, sicuramente i giovani con un programma serio. Senti, invece cosa ne pensi di questo campionato e secondo te come finirà? Chi vincerà questo scudetto? Beh, rispetto a tutti gli altri anni certamente è un pochettino più complessa la situazione, anche perché il fatto che la Juventus sia partita con l'handicap, perché comunque aveva cambiato tanti infortuni, perciò adesso sta ritornando e penso che sia comunque la squadra ancora da battere. Non è semplice ripetersi, però ultimamente è uscita fuori veramente alla grande, pur con qualche giocatore che non sta ancora rendendo secondo me al massimo, come Pogba, come lo stesso Khedira, che non riesce a dare continuità. Penso che comunque sia la Juventus possa realmente vincere di nuovo lo scudetto. Ringraziamo Stefano Aragno per sportsmall.it.